And then Ramananda Rai mentioned about pure devotional service, which is free from knowledge and renunciation. E a quel love, karma and jnana. E a quel punto Ramananda Rai portò il punto del puro servizio devozionale che è libero dal karma e dal jnana. Anna vilashita shunam jnana karmad anavritam. When the devotion to the Supreme Personality of Godhead is free from the influence or effect of jnana and karma, then only one becomes situated in the perfect devotion. Quando la devozione a Krishna è libera da queste influenze del karma e del dhyana, allora a quel punto è perfettamente stabilito il puro servizio devozionale. Karma is tinged with the devotion desire for enjoyment in this material nature, and jnana is mixed with the desire for liberation from the material bondage. Karma è l'atteggiamento che è misto con l'azione interessata in questo mondo materiale, e jnana invece è un atteggiamento misto con la liberazione da questo mondo materiale. As Sri Chaitanya Mahaprabhu himself pointed out in Sri Shastakam, Nadhanam Najanam Nasundali Kavitan Vajapati Shukamai Mama Janmani Janmani Shari Avatar Bhakti Ravitvi. So this Nadhanam Najanam Nasundali is rejecting the karma aspect, the enjoyment in a material nature. And Mama Janmani Janmani Shari, life after life, is rejecting the desire for liberation. In questo quarto Sikshastra, Sri Chaitanya Mahaprabhu, attraverso Nadanam, Janam, Sundarin, rifiuta totalmente l'azione interessata in questo mondo materiale, ma dicendo Janmani, Janmani, Shvare, rifiuta anche il desiderio di liberazione da questo mondo. So in this way, Chaitanya Mahaprabhu now accepted this point. Jnana karma adhvana, pure devotional service, which is free from the desire for enjoyment of material nature and freedom from suffering condition from material nature. E allora a questo punto Sri Chaitanya Mahaprabhu accettò questa conclusione che spiega che bisogna liberarsi dal desiderio di godimento materiale per l'azione interessata e anche il desiderio di liberazione dal mondo materiale. And at that stage of pure devotion, one does not have any consideration for enjoyment or liberation. A quel punto della pura devozione, una persona non ha più nessuna considerazione né del godimento di questo mondo materiale e nemmeno della liberazione. Rather, at that stage, his mood is even for the sake of serving you, even if I have to go to hell, I'm prepared to go to hell. In quello stadio di devozione, il devoto pensa: se devo servirti, io sono pronto ad andare anche all'inferno. For the sake of your service, if I even have to suffer most intensely, I'm prepared to accept that suffering. Con lo scopo di servirti, se io dovrò soffrire terribilmente, non c'è problema. So at the stage of pure devotion, one simply is concerned about Krishna's pleasure and his condition is of no consequence, no importance at all. Nello stadio della devozione, la preoccupazione del devoto è totalmente per la soddisfazione di Krishna e per se stesso tutto passa in secondo piano. So in this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu, through Ramananda Rai, he established the principle of pure devotional service. In questo modo, attraverso Ramananda Rai, Sri Chaitanya Mahaprabhu stabilì i principi del puro servizio devozionale. Then he gradually went further and further, that Shantara devotional service in Shantaras, devotional service in Dasyaras, devotional service in Sakharas, devotional service in Vatsyadaras, and then ultimately he came to the devotion.
devotional service in conjugal love as the highest form of devotion. Poi la conversazione proseguì e toccarono tutti i punti del servizio devozionale nel sentimento di neutralità, di servizio, di amicizia, di parentela, di amore e dell'amore più intimo popolare. As Vishwanath Chakravarti Thakur pointed out, Ramma Kachi Upashana Brajabhutu Varge Najara Kulupita. The way the cowherd damsel served Krishna, that is the highest form of devotional service. Come ha spiegato da Vishwanath Chakravarti Thakur, il sentimento delle donne, delle pastorelle di Vrindavana è la più alta forma di puro servizio devozionale. And then it didn't stop there, it went further and further to the point of Srimati Radharani, who is considered to be the best of all. E la conversazione non si fermò lì, ma proseguì ulteriormente fino ad arrivare al sentimento di Srimati Radharani, che è la più grande e la più intima servitrice di Krishna. Shri Shri Chaitanya Mahaprabhu ki Shri Shri Ramananda Rai ki Go Shri Chaitanya Charitamrita ki Go Primana ki. Does anybody have any comment? Madhya Vita Prabhu, we have any comment. I enjoyed very much. Non so se c'era qualche commento da parte di Manuscritto Prabhu che ha risposto. Ho gustato così tanto nel sentirti leggere la Sri Chaitanya Charitamrita. Any question or comment? Yes. Riguardo alla conversazione che hanno avuto, diciamo che poi mi arriva appunto del Ragnaruga Bhakti, no? Nel nostro momento come viene visto il Ragnaruga Bhakti? Regarding this conversation, at a certain point it reached to a Ragnaruga Bhakti stage. How, in our movement, we consider this Ragnaruga Bhakti stage? Yeah, very good, very good. Yes, it does come to that point. We pointed out that the gopis of Vrindavan are the greatest devotees. Si, arriva a quel punto della Vrindavan, un ottimo punto è sollevato. And devotional service rendered by following one of the residents of Vrindavan is called Raghavan. E il servizio devozionale che è reso a uno dei residenti di Vrindavana è chiamato Raghunuga Bhakti. And this Raghunuga Bhakti is the way to enter into Vrindavana. E questo Raghunuga Bhakti è la via per entrare nei passatempi di Vrindavana. So there are two kinds of bhakti, Vaidivakti and Raghunuga. Quindi ci sono due tipi di bhakti, Vaidivakti e Raghunuga Bhakti. Vaidivakti takes one to Vaikuntha. Vaidivakti porta una persona a Vaikuntha. And Raghunuga Bhakti takes one to Vrindavan. Mentre Raghunuga Bhakti porta, non ci porta a Vrindavan. So, now, this Raghunuga Bhakti, as I said, following a resident of Vrindavan, when devotional service is executed, that is called Raghunuga Bhakti. Quindi il compimento del servizio devozionale seguendo l'abitante di Vrindavana, questo si chiama Raghunuga Bhakti. And Vaidivakti means following the rules and regulations of the scriptures. Mentre Vaidivakti significa seguire le regole e le regolazioni contenute nelle scritture. When devotional service is rendered following the rules and regulations of the scriptures, it's called Vaidivakti. Quando il compimento del servizio di devozione è reso attraverso le regole che sono contenute nelle scritture, questo si chiama Vaidivakti. And when devotional service is rendered simply following the love of the heart, that is called Raghunuga Bhakti. Mentre quando il servizio è reso semplicemente seguendo l'amore che scorre dal cuore,
Questo è Raga Nuga. So Raga Nuga, this word Raga Nuga is a combination of two words. Questa parola Raga Nuga è una combinazione di due parole. Ra and Anuga. Rag e Anuga. Rag means loving attachment. Attachment due to intense love. Rag significa amore con grande attaccamento. And Anuga means to follow. E Anuga significa seguire. So the residents of Vrindavan has pure love for Krishna and their intense attachment to Krishna due to their love for him. Quindi i residenti di Vrindavan hanno un grande amore per Krishna e un grande attaccamento per lui. Therefore those devotees are called Ragatmika Bhakta. Perciò questi devoti sono chiamati Ragatmika Bhakta. And when one renders devotional service following one of these Ragatmika Bhakta, that is called Ragatmika Bhakta. E quando una persona si impegna nel servizio di devozione seguendo uno di questi Ragatmika Bhakti, allora è chiamato Ragatmika. In simple words, it is when devotion, when one renders his devotional service following one of the residents of Vrindavan, that is called Raghavanda Bhakti. In poche parole, quando uno si impegna nel servizio di devozione seguendo uno di questi abitanti di Vrindavana, questo viene chiamato Raghavanda Bhakti. Now sometimes we hear that some people say that Srila Prabhupada just give us Vaidhapati, Prabhupada didn't give us Raghavanda Bhakti. Alle volte sentiamo dire che Srila Prabhupada da noi ha dato solo Vaidhapati e non Raghavanda Bhakti. They say that Prabhupada just gave us some initial things, did not give advanced. E dicono che Srila Prabhupada ci ha dato solo degli elementi iniziali e non l'obiettivo ultimo. And they even tell that if you want to get the higher things, you have to come to me. E sottolineano inoltre che se tu vuoi ottenere veramente lo scopo ultimo, devi venire da me.